nascita del Tribunale, hanno consentito l'operatività del Tribunale perché bisognava raggiungere un tot di adesione, l'adesione di stati come San Marino e Andorra, che non mi sembra, almeno loro, rappresentino un particolare pericolo, almeno su questo piano, magari servono per evasione fiscale e quant'altro, San Marino, ma non sul piano militare. Questo Tribunale è operativo dal 2002, ha aperto indagini nei confronti di alcuni paesi africani ed è stato particolarmente solerte, indagini che sono ancora in corso, non mi risulta, ho cercato di aggiornarmi, decisioni definitive su qualche caso, è stato particolarmente solerte solo nelle incriminazioni di Gheddafi, aveva stabilito la incriminazione di Gheddafi, poi d'accordo le cose sono andate come sapete, è stato risolto il problema in altro modo con l'eliminazione fisica di Gheddafi, non è stato quindi fatto il processo e è stato risolto il problema, almeno così si credeva all'epoca, invece sappiamo benissimo che i problemi si sono moltiplicati in modo esponenziale. Tempo massimo. I soli tribunali che funzionano veramente sono quelli ad hoc. Che cosa vuol dire? Quelli che sono creati per giudicare un caso specifico, in violazione palese di un principio fondamentale che è quello della predeterminazione del giudice. Tu non mi puoi costituire un giudice successivamente alla ritenuta commissione di un crimine per giudicare quel fatto specifico. L'episodio del tribunale, il giudizio più famoso, naturalmente lo conoscete tutto, Norimberga, ma da Norimberga alla ex Jugoslavia passando per Tokyo si può parlare chiaramente di tribunale dei vincitori. Non sono altro le loro sentenze che ratifiche giuridiche di vittorie, direi più che politiche, vittorie anche proprio militari. La loro discrezionalità è assoluta e in questo modo si spiega ad esempio perché nessuno mai ha avuto in mente di incriminare gli Stati Uniti per le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Persino Sergio Romano, quindi parlo di un intellettuale borghese che scrive sul Corriere, persino Sergio Romano ha ammesso che ad esempio per la ex Jugoslavia vi è stato un particolare accanimento nei confronti dei serbi, che ha ammesso Sergio Romano, non un comunista. Insomma, tutta l'impalcatura ONU che traballa, anzi è crollata da tempo. Quest'anno l'ONU festeggia i suoi 70 anni, mi sembra proprio che sia il caso che vada in pensione, ma in realtà è già andata in pensione da tempo. La senilità, consentitemi una battuta su questo tema così difficile e delicato, la senilità favorisce la farsa. Lo scorso anno Israele è stato ai vertici della Commissione ONU per la decolonizzazione, sicuramente peggio non è morto mai, ho letto che l'anno prossimo sarà chiamata a presiedere il Consiglio per i diritti umani quel grande esperto sul tema che è l'Arabia Saudita. Avrà una commissione, una bomba sullo Yemen, sarà anche lì a presiedere il Consiglio. Facile ironia, facile, forse anche fuori luogo, purtroppo questa è la realtà con cui abbiamo a che fare, ci troviamo con. E allora parliamo velocemente, per quei pochi minuti che mi restano, della questione NATO. Allora, il Trattato Nord-Atlantico risale al 1949, come sapete tutti, festeggia nel 99 i suoi 50 anni e festeggia i suoi 50 anni in due modi, sul campo e sulla carta. Sul campo, bombardando la Serbia, senza curarsi neppure della foglia di fica dell'ONU, sulla carta adottando il nuovo concetto strategico, e questo è l'aspetto su cui voglio richiamare la vostra attenzione perché è un buon notare che spiega la mia affermazione iniziale. In che cosa consiste il mutamento del ruolo? È radicale. L'articolo 5 del trattato prevede la difesa dei confini statali in caso di aggressione esterna, un po' la vecchia concezione classica della guerra. In questo caso scatta la solidarietà militare dell'alleanza. Da tempo invece la NATO opera a tutela, perché naturalmente dice la NATO, della stabilità politica ed economica nell'area euro-atlantica. Per fare ciò si deve muovere in via preventiva, lo si capisce, e così partono le guerre preventive.
La difesa indica un'aggressione in atto, l'articolo 5. La prevenzione indica una valutazione proiettata sul futuro. Siamo completamente, sì, è ribaltato completamente il ragionamento della funzione. E si parla infatti apertamente, nel subbianco, di missioni non ex articolo 5, è scritto con chiarezza, quindi al di fuori dell'ambito previsto dal trattato. Al vertice di Riga nel 2006 si è inserita esplicitamente tra le finalità della NATO la gestione e la direzione delle crisi. Nell'ambito delle urban operations è fondamentale lo strumento dei droni, in particolare il Predator, per operazioni poliziesche antisommossa. Un recente rapporto, ho letto la notizia su Manifesto qualche giorno fa, un recente rapporto di Intercept ha rivelato che il 90% delle vittime dei droni sono civili. Sapevo che era alta la percentuale, non pensavo sino a questo punto, è un rapporto estremamente documentato. Allora, Senese, ecco il punto che ho anticipato all'inizio, parla di giuristi che non sono innocenti. Allora ho detto sì, non sono innocenti sicuramente quei giuristi che continuano a dare credito a questo strumento, ma non sono innocenti affatto, anzi sono criminali e sono complici, quei giuristi come quelli che stanno operando in questo momento negli Stati Uniti, c'è una commissione propria da tempo, che stanno studiando, tra le altre cose, una soglia per i cosiddetti danni collaterali accettabili. È proprio così, testuale. Quindi sotto questa soglia scatta la causa di non punibilità. Quindi praticamente si deve stabilire qual è il numero di vittime innocenti, vittime civili, sotto la quale comunque tu non sei punibile. Attenzione, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, non sono mai puniti, ma qui viene codificata la causa di non punibilità, l'omicidio che diventa legale, in buona sostanza. Mi avvio alla conclusione, sì, perché ci siamo per tempi. Allora, torniamo ai nuovi rischi per la sicurezza degli alleati. Si fa espresso riferimento con notevole e sospetta lungimiranza, guardate, a due aspetti, 30 anni che potrei citare, al flusso di risorse vitali. Quindi al venir meno del flusso di risorse vitali, che immediatamente pensiamo al gas. Si fa riferimento anche ai movimenti incontrollati, testuale, di un gran numero di persone come conseguenza di conflitti armati. Abbiamo già parlato, quello dei migranti. Queste cose sono messe nero su bianco nel 1999 a Washington e nel 2006, Riga. Ben prima di Ucraina, ben prima di Siria, forse qualcuno ci stava già pensando. Quali le conseguenze giuridiche di questa trasformazione? La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore della costituzionalità dell'adesione alla NATO, cioè non c'è contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, ma ha emesso queste decisioni prima della trasformazione della finalità, quindi in relazione all'articolo 5 del trattato. Ma ora, sulla legittimità dell'adesione dopo il 99 si è espresso un certo Giulio Andreotti, buonanima, che ricordiamo tutti, nello stesso anno, nel 99, e si è espresso esprimendo le sue perplessità e i suoi dubbi proprio di costituzionalità rispetto a questo mutamento di funzioni della NATO. E poi la Andreotti, si sono espressi anche dei costituzionalisti illustri, come ad esempio la Carla Sacchi. Allora io dico, mi avvio alla conclusione veramente, l'adesione va rivista e rivalutata con le forme previste dagli articoli 72 e 80 della Costituzione, così da permettere il controllo democratico e parlamentare. Non oso immaginare se veramente si riuscisse a discutere in Parlamento di queste cose, che so potrebbe succedere nel nostro Parlamento attuale, ma comunque è prevista questa possibilità e è una necessità, non una possibilità, un dovere. Solo così si può giungere a una